io sto qui nella terra del vento, nella terra dei sogni sbiancati, e dormo con la mia porta aperta. Il sole, le ali e la civetta è la storia di un'opportunità che non è stata colta al meglio e la cronaca di una promessa non mantenuta. Una storia di soldi pubblici ancora una volta spesi male, che racconta come sono andate le cose negli ultimi anni in Italia sul fronte delle energie rinnovabili e chi ne sono stati i protagonisti. Soldi che, secondo Transparency, sono stati sottratti a tutti noi e in particolare ai nostri figli, perché la corruzione non consente ai migliori di emergere e fa vincere i peggiori. Episodi di invenzione si accompagnano alla realtà dei fatti per sperimentare una nuova forma narrativa, non solo giornalistica. Il sole, le ali e la civetta dal 12 settembre in tutte le librerie. Buonasera a tutti e in modo particolare a Lucia, che finalmente siamo riusciti ad avere. Non è cosa fatta, ma vi posso assicurare che il lavoro fatto da questa giornalista non è una cosa da poco. Ha lavorato parecchio, so come ci ha lavorato, so anche le pressioni che ha ricevuto, so anche quanto è difficile sopportare le pressioni e so quanto si è interessata anche a persone che hanno subito pressioni. Insomma, c'è un po' di tutto. E questo è ufficialmente la prima uscita dopo la presentazione del comitato interregionale contro le lavoro. Sta avendo in questi giorni, ricevendo parecchi consensi, numerose adesioni non solo dai singoli ma diverse associazioni, ma la cosa significativa è che per la prima volta si è capito l'interfaccia di questo meccanismo del comitato, che è vero che parte dal basso, ma è il primo comitato che non si chiude all'alto. Quando noi sentiamo dire dal procuratore nazionale antimafia l'altro giorno, che ha presentato e partecipato all'inaugurazione dell'anno accademico, dire alla domanda ma dove ci sono queste presenze, lui ha detto non c'è territorio esente. È una vita che noi diciamo queste cose, ci dicono sempre non vale allarmismo, non è vero. Noi, il comitato che nasce al basso come tutti i comitati, abbiamo detto non ci chiudiamo alle istituzioni, perché noi non è che non crediamo nelle istituzioni, noi non crediamo nelle persone sbagliate nelle istituzioni. Colluso significa, attenzione, che non è che per forza bisogna far soldi, colluso significa anche girare le spalle, cioè sul tuo territorio stanno facendo delle cose e tu fai finta di niente, un problema ci sarà, non sei evidentemente l'istituzione attenta. E la cosa importante è che nel giro di pochissimi giorni sono arrivate sulla mail 8 amministrazioni comunali, e attenzione, 8 amministrazioni comunali sono un segnale forte, perché significa che qualcuno di singolo vuole fare, dice attenzione, se da me l'eolico selvaggio, oppure se da me i rifiuti non ci stanno, lì invece un motivo ci sarà, perché evidentemente io ho vigilato. Proprio ieri sera mi è stato dato l'ok, lo dico anche agli amici di Cordata, dalla Camera di Commercio di Segre, cioè una Camera di Commercio che aderisce al comitato, perché l'eolico selvaggio, al di là di quello che scrive Lucia e Cichirà, parte da quella che è stata la nostra lotta sul territorio. L'eolico selvaggio, che non significa attività di produzione di energia, che bene o male, voglio dire, è rispettabilissima, magari non proprio da noi dove ce ne abbiamo già tanta, ma dove abbiamo capito chiaramente cosa hanno fatto le società, chi le ha indirizzate, come sono arrivate, eccetera eccetera, e poi quell'ultima cosa che diciamo da tempo sotto questi plinti di fondazione, che sono fatti per lo più 40 metri per 40 metri per 46 di profondità, insomma, voglio dire, c'è stato buttato di tutto e di più. Attenzione, la cosa importante del comitato è continuare a dare questo segnale, cioè della crescita, perché alla crescita non c'è, non c'è minaccia, non c'è malavita che tenga. Quando il fronte è forte, il fronte è comune, i topi ritornano alle fogne, su questo non ci sono dubbi. Oltre a ringraziare, ripeto, i tanti amici che capeggiano le associazioni che stanno aderendo, in modo particolare questa sera Nicola, che ci ha voluto anche, come dire, sostenere dandoci questo spazio per far trovare a Lucia e la nostra amica Di Lallo, che coordinerà i lavori, per parlare di un lavoro che fa capire chiaramente quanto tanti di noi su questa cosa avevano ragione. Vorrei imparare dal vento a respirare.
sfidare dalla pioggia. È una giornalista scrittrice che fa comunicazione da 25 anni e da 20 anni si occupa di temi ambientali, quindi per noi questa sera è un'occasione unica per confrontarci con lei, che è una voce autorevole in questo campo. Lei ha iniziato collaborando con WWF Italia, ha seguito lo start-up di molte aziende, la soluzione nazionale di industria fotovoltaica. Anche sì. Sì. È arrivata, grazie a questa sua esperienza in Italia, ma secondo me anche una sensibilità verso il territorio e verso quello che noi lasceremo vivendo in questo territorio e avendo subito quello che stiamo subendo oggi. Il Sole, le ali e la civetta è un libro atipico, è un, come lo definisce lei, un docu-fiction. Voi leggendolo troverete una parte documentata che racconta la storia con atti giudiziali reali di quello che è avvenuto, di quello dal fotovoltaico, quindi dall'inizio, dal boom fino a passare all'energia solare per poi arrivare anche alle biomasse. Quindi è un susseguirsi di eventi malavitosi, eventi gravi che ci fanno capire dove siamo arrivati oggi. E, insieme ad una fiction troveremo dei personaggi che vivono una situazione. Il libro poi si conclude con un capitolo, Io c'ero, in cui viene raccontata la storia di alcune persone, tra cui anche quella di Lorenzo. Quindi il libro ha un capitolo dedicato al Molise che poi lei ci illustrerà. E io quando mi sono confrontata con Lucia, per me è stato un confronto molto positivo, anche perché ci siamo chieste quanto delle energie rinnovabili e della clean economy si conosca. Ci siamo dette che si conosce poco. L'informazione che è arrivata è un'informazione distorta. Oggi ne paghiamo infatti le conseguenze. E il ruolo dell'informazione diventa fondamentale, anche se per i giornalisti fare inchiesta è difficile in Italia e molto difficile in Molise. C'è chi ha iniziato a farlo molti anni fa ed è stato bloccato tramite querele, ma anche tramite minacce. Oggi il discorso si è ripreso perché è stato pubblicato le affermazioni di Schiavone e quindi abbiamo cercato di riprendere, però purtroppo dobbiamo dire, avevamo ragione, i rifiuti tossici ci sono, l'eolico è proliferato e non ce n'era bisogno, la corruzione c'è in Molise, è documentata. E quindi quello di oggi è proprio un incontro, grazie a un contatto, grazie all'osservatorio e grazie a Lucia, che può fare chiarezza su questi temi, può chiarirci quello che è avvenuto, ma anche se ci sono delle possibilità, delle proposte per evitare o per bloccare o comunque per salvare il salvabile. Quindi io lascio la parola a Lucia. Allora, buonasera, intanto grazie a Nicola per l'ospitalità, non mi lamento, ci sono tutte le associazioni, perché come diceva Nicola, un libro a Milano, già un pubblico come il vostro, è un grande risultato ad oggi, quindi non ho problemi ad essere arrivata da Milano fino qua, anzi, grazie. Allora, il mio libro, parto da lì, in realtà ci sono tante cose, troppe cose di cui parlare. Se qualcosa non capirete poi me lo chiederete, è difficile mettere insieme direi quasi 10 anni di storia d'Italia, perché l'eolico da voi è arrivato 5-6 anni fa, credo, con leggetemi voi, però in realtà questa storia parte da almeno 15 anni prima. Quindi diciamo i primi operatori, su cui poi appunto
tanto sono state installazioni di eolico, meglio il padre di chi ha pensato, ha iniziato a pensare alle forme di incentivazione dedicate all'eolico, è stato Bersani, quando era ministro dello sviluppo economico. Quindi quelli che si chiamano i cosiddetti certificati verdi sono nati, voluti e pensati dal ministro Bersani. Le successive forme di incentivazione alle altre energie rinnovabili sono state poi pensate anche dal ministro Pecoraro Scanio e vi ho già fatto due nomi importanti a livello politico. Questo per spiegare che a livello politico nazionale, quindi diciamo in qualche modo il padre pensatore di questa generata, perché è una generata anche finanziaria, sono poi declinate ovviamente tutta una serie di interessi, operatori e quant'altro. Quindi diciamo questo libro cerca proprio di iniziare a tracciare delle storie, cioè racconta come e chi dei politici si è sfamato alla mangiatoia, racconta chi e come della malavita si è sfamata alla mangiatoia, racconta chi e come degli imprenditori si sono sfamati alla mangiatoia. Preciso che sono dei casi eclatanti, o meglio, sono i casi ufficiali, sono i casi che ho potuto citare senza temere, mi auguro, delle querele. Sono i casi, raccontava prima Izzo, di un duro lavoro, perché comunque questo libro è due anni su cui che io diciamo ci sto pensando. Io ho un blog che vi invito anche se volete andare a visitare, che è www.vulcenamore.it, su cui ho iniziato a raccogliere queste storie. Per cui diciamo, da lì è iniziata l'esigenza di iniziare a raccontare. Due anni per pensarlo, due anni per metterlo insieme. L'editore si è detto subito disponibile anche su un piccolo editore, ma diciamo dall'uscita ad oggi ci sono voluti altri sei mesi con un paio di giri di avvocati. Quindi appunto, vi dicevo, i nomi degli imprenditori, i nomi dei politici, i nomi dei malavitosi, quelli noti, quelli che sono già stati raccontati da molti colleghi della stampa, sia nazionale che locale, che però sono esemplificativi di un sistema. Quindi dei ricchi incentivi che ogni due mesi vengono prelevati dalle nostre bollette, vengono destinati attraverso varie forme di incentivazione che io spiego nel libro, mi auguro anche in modo divulgativo, perché il primo problema è capire come questi soldi vengono gestiti dal Ministero dello Sviluppo Economico al gestore dei servizi elettrici per arrivare a queste pale qua. È un sistema che io ancora oggi devo dire non ho compreso del tutto, per cui cerco di spiegare il banco delle bollette, come dire, cerca di introdurre il lettore non esperto in quello che è un meccanismo appunto proprio di prelievo di denaro che poi va a incentivare le forme di energia rinnovabile, tutte. Io parlo del solare, dell'eolico, delle biomasse. Arrivo in ultimo alle biomasse, perché le biomasse sono la parte dell'energia rinnovabile relativamente più giovane, su cui tra l'altro ci sono ancora una serie di emergenze aperte, perché essendo un settore nuovo, non maturo come l'eolico o quasi maturo come il solare, ovviamente anche tutta la parte di malaffare, di cattiva, diciamo, non comprensione anche da parte dei comuni, è ancora tutta sul tavolo. Per cui ad esempio in Molise io so che ci sono diverse richieste di autorizzazione su questi impianti, purtroppo anche gli stessi amministratori non hanno la conoscenza del problema, tantomeno i cittadini. Quindi tutto questo lungo discorso per dire che in realtà il mio è un libro di denuncia, ma non denuncerei questo tono, sarei soprattutto di comprensione, facilitazione di un tema complicato, che però deve essere un campanello d'allarme. Cioè se noi andiamo a spendere 12 miliardi all'anno bollette elettriche che in Italia tanti fanno fatica, oltre la metà fatica a pagare, tutti questi soldi appunto come sono finiti, a chi sono finiti, e da questo punto di vista mi permetto di leggervi quello che per me è un po' il senso di questo libro. L'energia alternativa era ed è ancora il sogno per molti di un mondo più pulito, con tanti nuovi posti di lavoro. Per l'Italia è un'opportunità economica importante. Se non si vuole buttare il bambino con l'acqua sporca, occorre iniziare a ragionare su un ritorno effettivo per tutto il paese, cercando di fermare la macchina degli investimenti facili e sicuri a favore di pochi. Questo riassume, secondo me, quello che io poi vado raccontando attraverso i fatti. Quindi appunto dalle nostre bollette escono questi soldi, per 10 anni questi soldi sono stati in un qualche modo gonfiati
e ovviamente di fronte a tanta ricchezza e soprattutto a tanti investimenti garantiti è arrivato di tutto. Le pale che voi vedete in Molise sono l'ultimo risultato di quello che c'è stato, diciamo, dietro le quinte. Per cui l'errore, se di errore vogliamo parlare, ma io credo a questo punto di poter affermare che non è stato un errore, ma è stata anche una volontà politica, è stata proprio quella di attirare investitori, così si dice, così dicono, a fronte di incentivi altissimi. Questo ha solo favorito delle grandi speculazioni, senza però definire prima le regole. Nel primo capitolo, il banco delle bollette, io parlo anche della mancanza della strategia energetica nazionale, cioè noi andiamo a decidere di rispettare gli obiettivi 2020 dell'Europa senza aver deciso in quali termini noi rispetteremo questi obblighi. Quindi venite, producete, l'importante è arrivare al primo 20, al secondo 20, al terzo 20, che cosa accade poi sul territorio, quali sono le garanzie, qual è il ritorno per il territorio, gli occupati. Io parlo anche di operai che nel giro di 2 anni avevano un posto di lavoro fisso e l'hanno perso, perché la speculazione è andata oltre la possibilità di una produzione o di una visione industriale. Quindi decidi di destinare dei soldi pubblici, non dai regole, acconsenti alla mangiatoia di spalmarsi dove può, i risultati poi sono sempre del territorio, gli operai a casa. Questo nel mio libro ci vedrete, troverete anche tanti operatori che sono rimasti fregati da questa cosa, perché è vero, qui ci sono le palle, le speculazioni, il territorio, tutto giusto, però c'era anche tanta gente che ci ha messo i propri soldi, ha rischiato perché credeva che questa fosse un'opportunità, ma qualcuno a Roma o dove volete, non ve lo anticipo, ha deciso di chiudere poi a un certo punto questa partita, e quindi chi aveva investito ha trovato che gli investitori se ne sono andati e l'hanno lasciati o debiti o comunque opportunità dove loro non vedono onorati i propri debiti. Quindi diciamo, è stato un discreto bagno di sangue, cioè diciamolo, oggi le cose sono un po' cambiate, il mercato è più maturo, diciamo le speculazioni sono finite, sta molto cambiando, però dato che, ripeto, la corruzione, come diceva Nicola, la paghiamo tutti e la pagheremo sempre. La premessa di tutto questo discorso è che quei 12 miliardi li pagheremo da qui ai prossimi 20 anni, quindi i nostri figli pagheranno gli errori, come al solito, nostri, e la corruzione che c'è stato anche in questo settore, che però aveva una piccola differenza rispetto ad altri, dovevamo in qualche modo regalare a loro, tant'è che io il libro lo dedico innanzitutto a mia figlia, che ha 13 anni, e a cui in qualche modo non vorrei consegnare un futuro più pulito, ma quantomeno non vorrei consegnare un'economia che doveva partire pulita e in realtà si è stata anche molto corrotta. E qua mi chiudo perché poi diventa difficile, preferirei che magari o Maria Teresa magari mi desse una mano nel centrare gli obiettivi, oppure sul Molise lascio la parola anche a lui, perché e io rientro sul Molise, però direi che il punto è questo, cioè anche e soprattutto poi un'altra cosa importante, l'informazione. Cioè conoscere come sono andate le cose ti aiuta non a prevenirle, ma quantomeno, quello che diceva lei, cioè qua le informazioni non arrivano, la gente non sa. Io ho scritto, no, che a un certo punto i miei molisani si sono svegliati una mattina e hanno trovato le pale sopra le proprie case e non sapevano che il vento si potesse vedere quello degli operai della Brianza, perché appunto le spese chi ha fatto le spese di questa strada sono stati tanti. Nell'operosa Brianza l'operaia di un'azienda a Florida fino all'altro giorno racconta come sono andate le cose. Se voi andate sul mio blog, nella parte a destra sul console reale della Civetta, trovate tutta la rassegna stampa, tra cui anche i video di questa storia ed altre se vi interessa, perché sono più punti che io diciamo metto insieme per far capire che è un discorso molto molto generale che arriva da lontano, arriva da Bruxelles e poi in Sicilia abbiamo visto la confisca ai mafiosi, amici di Matteo Messina di là, insomma, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Vento d'estate. Io vado al mare perché fare. L'energia, per essere definita rinnovabile, deve avere due caratteristiche: teoricamente infinita nel tempo e disponibile localmente, cioè ogni realtà deve gestire l'energia che produce. Se provate ad andare sul sito di Terna, www.terna.it, io vi do i dati di oggi,
che è la struttura che distribuisce quello che viene prodotto su tutto il territorio nazionale, dati previsioni in megawatt 46.070 con una minima di 24.541 e una massima di 48.125. Consuntivo sempre in megawatt 47.025. Ora la domanda è questa: la quantità di energia che Terna può mettere in campo è di 130.000 MW, cioè tre volte tanto quello che è il picco, perché come sapete vengono fatti due rilevamenti quotidiani, i picchi a mezzogiorno e alle 18. Poi naturalmente i dati vengono elaborati, c'è un borsino e guarda caso, la palla che viene messa in essere è che il sud ha bisogno di energie. Bene, noi produciamo, in Molise produciamo il doppio. 72%. Avete centrato il protocollo di Kyoto. Quindi siamo in anticipo di 10 anni. La Calabria sta esattamente nella stessa condizione. Allora la domanda è, qui ci sono le associazioni dei consumatori, quello che noi paghiamo oggi, i conti li hanno fatti 12 anni fa, ma in 12 anni il quadro, lo scenario è cambiato totalmente. Allora, la battaglia che si può fare come consumatori di energia, nello specifico, è quello di farvi vedere immediatamente i costi, perché i costi energetici vengono aggiornati quotidianamente e non può essere diversamente. Premesso che il primo guadagno è il risparmio, il consumo maggiore di energia sono le nostre abitazioni. I consumi domestici. I consumi domestici. Va benissimo, noi sulle rinnovabili noi dobbiamo puntare. Fuori discussione, ma ci dobbiamo fare un'altra domanda: perché io consumatore devo pagare ciò che è rinnovabile? Il vento è res nullius, il sole è res nullius, perché io devo pagare? Dobbiamo cominciare a dire per chi succede questo. Finanza. Ricordo a me stesso che una certa Margaret Thatcher ricordava ai sudditi di sua maestà che i fondi pubblici sono i soldi dei contribuenti. Questi soldi, guarda caso, vengono sottratti ai contribuenti, denaro pubblico appunto, e le banche finanziano, la finanza è altro dall'economia, che cosa? Le aziende che devono realizzare le opere. Naturalmente chi realizza le opere ha bisogno delle banche per lavorare. Infatti l'ho chiamata genialata finanziaria. Ma mi sento di dire due cose. Allora, Terna in tutto questo, non difendo Terna, non conosco l'amministratore di Terna, ma devo dire che tra le tante società in Italia, Terna a suo modo qualche sforzo lo fa. Questo non perché la voglio difendere, semplicemente perché in questa partita delle rinnovabili si è trovato quasi in difficoltà, perché la rete, tutto quello che, soprattutto l'energia eolica, che non è continua, in media rete, Terna non è in grado di gestire. Quindi c'è un problema di tipo tecnico che Terna si trova a dover affrontare, quindi il ridimensionamento della rete con ulteriori costi. Era necessario comunque, però di fatto, quindi Terna in realtà i sussidi pubblici, chiamiamoli così, non li prende. La vergogna vera, che io scrivo nel libro, che era precedente all'oggi, cioè quando c'erano gli incentivi di cui vi raccontavo i padri, i Bersani, piuttosto che il governo Berlusconi, è quello che ha dato più soldi a tutti alle rinnovabili, che dicano, volevano nucleare, però hanno elargito tantissimi incentivi altissimi. Noi siamo stati per 3 anni il primo paese nel mondo per la produzione di energia solare, solo perché avevamo un programma di incentivi ricchissimo. Quindi la vergogna vera, dicevo, non è Terna, che tutto sommato fa anche il suo lavoro, la vergogna vera è che questi soldi sono stati dati a società private che comunque ovviamente fanno degli investimenti sul territorio senza però ritornare nulla al territorio, ma dietro queste aziende, e nel mio libro troverete due casi eclatanti che sono l'investimento del Global Solar Fund, il fondo di investimento cinese voluto e introdotto in Italia dal governo Berlusconi, di cui ancora adesso in Puglia troverete le tracce delle indagini, sono finite in galera 2 mesi fa le persone, e i russi della Gazprom. Quindi questi sono dei grossi fondi di investimento che sono venuti in Italia, hanno investito, hanno fatto lavorare le aziende, hanno creato tante piccole SRL che si sono sparse sul territorio, a loro sono andati gli incentivi, in Puglia ci sono le indagini e gli impianti sono sotto sequestro.
Quella dei russi è una partita aperta, sono le aziende sono fallite, hanno dichiarato bancarotta fraudolente, stanno ancora aspettando i soldi i fornitori, gli operai sono a casa. Quindi questi sono due esempi eclatanti, però danno senso di come sono andati i soldi. Oggi, senza gli incentivi, tutto questo ragionamento viene meno. Quindi diciamo, alla fine Terna, se avesse fatto il suo lavoro bene, poteva anche starci. Il problema è che tu non puoi finanziare, o meglio, tu Stato non puoi decidere di dare dei soldi pubblici a dei privati senza avere la garanzia che questi privati ritornano qualcosa a chi, cioè noi contribuenti, questi soldi li abbiamo destinati. Quindi nello specifico sull'eolico, il Molise mi fa di capire che non ci sia nulla da questo punto di vista. E veniamo al Molise, o quantomeno veniamo al, come dire, alla ragione, alla regione simbolo. Cioè il Molise da me è stato scelto e perché Emilio mi ha raccontato la sua storia, quindi diciamo c'è una storia importante con delle minacce di morte, comunque come dire, un pericolo, ma soprattutto poi perché la cosa che mi ha colpito era proprio la non conoscenza, cioè un po' davvero come se dall'oggi al domani uno si fosse svegliato e avesse trovato questi mostri con questi grandi arrangiamenti sulla testa senza capire perché. Allora anche lì un governo, una regione, perché prima di fare questa cosa non adotta dei piani di informazione, di consapevolezza, voglio dire, in tutti i paesi del nord Europa prima di mettere delle palle vicino alla casa fanno dei referendum, sentono i cittadini, c'è comunque una condivisione di un progetto. E soprattutto oggi sul mio blog ho pubblicato un'intervista a un ingegnere sardo che lavora in Danimarca. Allora, in Danimarca lo Stato cosa ha fatto? Ha fatto una legge per cui il 20% dell'investimento sulle pale può essere ritorna al territorio, ma addirittura il cittadino può comprare delle quote e per 25 anni avrà garantito un ritorno che di solito è dai 250 euro ai 2500 euro dipende dall'investimento, garantito dalle bollette che ha pagato e dallo Stato. Quindi questo è qualcosa che ritorna al classico circolo virtuoso che la Green Economy, di cui io mi occupo, dovrebbe riportare al territorio, così come anziché dare semplicemente delle royalty a dei sindaci e una minima percentuale sull'energia prodotta, tu inneschi o quantomeno obblighi il sindaco a innescare un circolo virtuoso per cui il cittadino diventa parte attiva di questo processo. I soldi che vengono dati a queste aziende private, perché qui stiamo parlando di privati, devono tornare alla scuola, all'asilo, al territorio. Quindi questo non è stato deciso, questa è la grande vergogna. Si è partiti con gli obiettivi 20-20-20, facciamo energia, rispettiamo l'Europa, quando vogliamo la rispettiamo, quando non la vogliamo è un peso, facciamo tutto questo, dove c'è vento, dove c'è possibilità, dove c'è maglie larghe delle autorizzazioni entriamo, facciamo lavorare i soliti nocchi, come li chiamo io, dopodiché le conseguenze le andremo a vedere un altro momento. Questo non è concepibile. E soprattutto un'altra cosa che ci tengo a dire è che nel libro non ho potuto fare per i motivi che vi dicevo prima, cioè i tre giri di avvocati, e che alla fine se voi andate a vedere chi detiene il vento, il sole, a parte appunto i grandi fondi di investimento stranieri che ormai se ne sono andati perché si sono stufati dei continui cambi di rotta del nostro governo, è Enel, o comunque sono i grandi monopolisti a cui noi già paghiamo delle altre bollette tutti i mesi. Quindi il circolo si chiude alla fine. Come dire, gli interessi li gestiscono sempre i soliti e non parliamo. Questo è. Terna, tutto sommato, non dico che si è trovato un problema, però diciamo, per quello che sono le disponibilità finanziarie, sta comunque cercando di adeguare la rete. Ci sono un sacco di problemi tecnici che bisogna immagazzinare l'energia perché è discontinuo, ci sono delle cose noiose che neanche io conosco e non da ingegnere. Però, ripeto, pensandolo in un altro modo si poteva arrivare a degli altri risultati. Questo è almeno la mia visione e mi auguro quello che riesco a raccontare qua. Per questo dico l'ultima cosa, che è quella che uso anche la fiction, cioè la docu-fiction è un termine ormai anglosassone, cioè i miei colleghi inglesi, per raccontare verità, alle volte anche noiose, o la gente non ha più voglia di sentire sempre cose negative, usa la fiction, usa il romanzo. Per cui diciamo, io cerco di usare il racconto con dei personaggi. Voi leggerete, sono dei personaggi che non hanno una vita, lo squaliti, cioè loro vivono, si nutrono solo di lavoro, sono molto milanocentrici, perdonatemi, ma questo è il mio mondo, il mio riferimento,
come dire, loro realizzano tutto nell'obiettivo lavoro, alla fine però finita questa grande bolla speculativa che era quella degli incentivi, finisce anche la loro vita. È un po', diciamo, una metafora di un modo di vedere le cose su cui poi qualcuno può essere d'accordo, qualcun altro no. Questo semplicemente per dare anche il senso che alla fine voi giustamente qui rivendicate l'appartenenza del vostro territorio, quello che è dentro, che ritenete essere vostro ed è legittimo, però ripeto, è davvero un disegno molto più grande e su cui lo ritroverete, le storie di gente che ci ha perso tanto anche, a parte appunto Emilio, le minacce eccetera, ce ne sono tantissime e io ne ho raccolte alla fine 4-5 perché tutti non si possono ospitare. Sul mio blog qualcos'altro trovate anche nei commenti sotto. Se andate a vedere le mie interviste su Repubblica.it trovate anche i commenti alla sottoscritta, dove non mi dicono delle belle cose. Quindi, come dire, è una partita, insomma, qualche interesse, però ripeto, in Italia l'energia si è fatta 2+2 e sappiamo che la gestisce come viene gestita. Quindi, insomma, io mi auguro però che mi aver lasciato uno spiraglio di positività o comunque di seconda chance, perché adesso che non c'è più la parte dedicata agli incentivi sicuramente le cose cambieranno, le pale poi arriveranno, questo mi rendo conto di sì, però diciamo ci sarà una seconda opportunità, parlavamo appunto del risparmio energetico, quello potrebbe essere una seconda opportunità, ammesso e non concesso che sui fondi europei si stanno già mettendo le mani sporche anche sull'efficienza energetica, ma questo non è un altro libro. Quindi, per ora non ti attivi.